siamo arrivati all'ultima tappa, Roma contro Vicenza, AFH contro Botafogo United. Le due squadre si stanno salutando. Benvenuti e buongiorno ad Alessio Formica di Live Sport Academy. Le immagini vi giungono dal centro sportivo Malva Nord, casa della Polisportiva 2000 Calcio, squadra di Cervia. Si parte, fischia il signor Stefano Emiliano dalla sezione di Lucca, con lui primo assistente tutto il mondo Marco Di Novara, Gabriele Angelo come secondo assistente di Genova, quarto uomo Nisci Antonio di Reggio Calabria, attaccherà da sinistra verso destra la squadra di Roma della FH, invece la squadra della Botafogo United proveniente da Vicenza andrà da destra verso sinistra. Catina a battere, Astrini sulla destra. Può correre il numero 11, c'è Neri su di lui. Verso Campagnolo adesso, fracasso. Ritorna da Campagnolo, posizione regolare, il tiro di Campagnolo. Prima azione buona per il Botafogo United. Pitocchi adesso può battere, vediamo se va verso la porta o la mette in mezzo per i compagni. Prova il tiro, Pitocchi, Priante. Facile. Meno di 10 secondi da giocare. Trevisani in avanti, Farinello prova a metterci la testa, Zoccante non la prende, Artuso sì, però finisce qui il primo tempo, AFH 0, Botafogo United 0. Inizia quindi il secondo tempo tra AFH e Botafogo, Botafogo che attaccherà da sinistra verso destra, AFH da destra verso sinistra. Cronometro, palla al centro, Pitocchi. Prova ad andare lungo, stava arrivando Zanini, cerca di ripartire subito il Botafogo ma non riesce. Zanini mette in mezzo verso Neri, Murra chiude, Pumella, Sebastiani pensa al tiro, vediamo il tentativo di Sebastiani, palla che va fuori. Astrini sul punto di battuta, vediamo se va verso la porta o la mette nell'area. Battista nel sistema 2 in barriera, direttore di gara che si avvicina al traffico prima dell'area di rigore. Astrini, palla bassa, il tentativo di Zoccante, spera che va fuori. Sicuramente il cambio è stato più in vista della lotteria dei calci di rigore che di altro. Intanto però opportunità per la FH. Palla per Di Staso, la mette in mezzo, c'era, mette a terra un avversario e finisce qui 0-0. C'è bisogno dei calci di rigore per decretare il campione nazionale della ECS. Va Pozza contro Battista, Pozza para Battista, può andare bene a sì, in corsa semicorta, il tiro centrale, semicentrale, centrodestra, gol. Segna Benassi, ieri al Botafogo che ha vinto contro il Gambugliano in semifinale proprio ai diritti al dischetto. Può andare Tamiozzo, il tiro! È veramente forte Battista ad intuire, in questo caso nuovamente ha parato. Lunga la rincorsa, centrale, il tiro! E para Priante! Si era mosso, è rimasto lì, era centrale la palla, ci ha messo il guantone. Sistema la palla sul dischetto il numero 3. Classici movimenti da parte di Battista, va Trevellin, questa volta palla da una parte, portiere dall'altra, 1-1. Quando c'era il tiro, 2-1, due segnati, uno sbagliato. 24 che guarda il movimento di Battista, palla che esce, incitano i compagni del Botafogo, grande cavalcata fino a qui di tutte e due le squadre, adesso può andare Di Staso, vince la FH, le finali del campionato nazionale di ICS, vince la squadra di Roma 0-0, 3-1 ai tiri dal dischetto. Saluto anche per chi non c'è più, ricordo anche per lui
La lotteria a volte è cattiva, in questo caso per il Botafogo, invece FH, che ne è uscita vincitrice